Ok, allora facciamo un piccolo ripiglio anche per gli assenti. Ho detto, ogni volta che ci approcciamo a scrivere un documento, che sia un'email, una brochure, il testo di un sito web, una relazione istituzionale, eccetera, facciamo quattro cose. Seguiamo quattro frasi, più o meno consapevolmente o inconsapevolmente. Organizziamo la scrittura, scriviamo, rivediamo e correggiamo. Noi siamo arrivati alla 3. Però facciamo un attimo un riepilogo. In fase di organizzazione noi definiamo gli obiettivi del testo, cioè che cosa vogliamo ottenere quando scriviamo quell'email, scriviamo quella relazione, prepariamo quella brochure, a chi stiamo scrivendo e in ragione degli obiettivi e del destinatario decidiamo qual è lo stile giusto, quindi siamo persuasivi. Siamo ironici, siamo informali, siamo semplicemente informativi. Qual è il tono? Quindi siamo arrabbiati, siamo tranquilli, siamo colloquiali, siamo formali, eccetera. E quindi poi successivamente il livello di formalità, cioè decidiamo di dare del tu, del lei, del voi, usiamo una forma impersonale. Ok. Abbiamo detto che per definire bene gli obiettivi in questa prima fase, più siamo specifici nel definire l'obiettivo, più per noi è poi successivamente facile scrivere il testo. Quindi se riusciamo ad ottenere un obiettivo specifico, ad esempio non voglio essere contattato, ok, ma voglio essere telefonato, cioè contatti è una parola generica, però se io scrivo in una email mi contatti dalle 9 alle 10:30, contatti non significa niente. Che contatti può significare che mi devono scrivere un'email, mi devono inviare un piccione, mi devono fare una telefonata. Se invece mi scrivo, mi telefoni, può telefonarmi dalle 9 alle 10 al numero 081 o scrivere a info@scrittura.org, sono più specifico. L'obiettivo deve essere raggiungibile, come ci siamo detti stamattina, è inutile fare la convocazione per 500 iscritti ad un corso il giorno precedente al corso perché non ha senso, e deve essere realistico. Quindi dire ho 500 iscritti e voglio che tutti i 500 iscritti partecipino al convegno non è realistico, perché ci sarà meno uno che non verrà. Okay? Quindi l'obiettivo deve essere specifico, raggiungibile e realistico. Poi dobbiamo definire il destinatario. Quindi quando parliamo a destinatario, che è una parte fondamentale del processo di scrittura, è chi è questa persona, a chi sto scrivendo, è maschio, è donna, è occupato o inoccupato, quale livello di informazione ha sull'oggetto della comunicazione, cioè è un tecnico, non è un tecnico, quanti anni ha? Non si può parlare di web probabilmente alle persone di 75 anni, ok? O se puoi farlo lo devi fare in modo molto semplice, così come non puoi parlare di altre cose ad un ragazzo di 15 anni, ok? Quale livello di informazioni ha sull'oggetto della comunicazione? Ci fa capire quanta roba noi dobbiamo mettere nella comunicazione. Ci siamo detti quello che ci siamo detti stamattina, il famoso esempio della convocazione per il corso di aggiornamento. Non diamo per scontato che sanno che cos'è Windows 8, non diamo per scontato che l'aula in cui si svolgerà la cosa, né a che ora, se è obbligatoria oppure non è obbligatorio questo aggiornamento, eccetera. Cioè, che cosa sa questa persona? Più cose gli diamo e più otteniamo il nostro risultato. La regola che ci siamo detti è scrivi per gli stupidi, cioè non dare per scontato che le persone sappiano o capiscono quello che tu stai scrivendo. Cerca di essere sempre semplice e diretto in modo da assicurarti l'attenzione e la comprensibilità di tutti i destinatari. Quindi, sempre nella fase di organizzazione, rientra saper scegliere stile, tono e livello di formalità del testo. Il tono è la voce con cui parla il testo, cioè corrisponda al tono che tu usi in una comunicazione con l'altra persona, quindi puoi essere tranquillo, ma puoi essere anche molto arrabbiato, ok? Puoi essere aggressivo, oppure puoi dire una cosa importante, sei risentito, ma lo puoi dire in modo tranquillo, oppure sei risentito, lo puoi dire in modo molto aggressivo e arrabbiato. Quindi il tono comunica molto della persona che sta scrivendo. E abbiamo detto oggi molte persone non si sono presentate al laboratorio, possiamo scrivere un'email in cui possiamo dire siete fuori da qualsiasi altra iscrizione, siete maleducati oppure gli puoi dire non è corretto quello che avete fatto perché avete semplicemente tolto il posto a una persona che magari era più interessata di voi. Quindi in seguito se volete partecipare ai nostri laboratori accertatevi prima di essere effettivamente interessati e quindi se prenotate voi partecipate, se no lasciate stare.
Lo stile è il modo in cui è scritto il testo, quindi questa stessa comunicazione tu la puoi scrivere prendendola alla larga in modo molto ironico, ok? Oppure la puoi scrivere in modo semplicemente informativo, oppure la puoi scrivere in modo persuasivo dicendo ti sei persa un'occasione perché potevi imparare una serie di cose che potrebbero servirti poi più avanti. Formalità, abbiamo detto, in ragione di tutta la serie di considerazioni che tu fai sul destinatario, sugli obiettivi, decidi se dirgli caro Antonio, oppure gentile Antonio, o buongiorno Antonio, o egregio Antonio, o magnifico Antonio, eccetera, eccetera. Se dargli del tu, dargli del lei, dare del voi, o usare l'impersonale, ad esempio. Sono considerazioni, non esistono regole fisse, ma sono considerazioni che fai di volta in volta in base al destinatario, alla conoscenza, al rapporto gerarchico, a quello che vuoi ottenere, eccetera. Ok, abbiamo detto che nella fase di questa è la fase preliminare, poi nella fase di pre-pianificazione del testo, cioè di organizzazione, bisogna pianificare il testo, cercare delle informazioni, organizzarle e poi scrivere la prima versione del testo. Abbiamo detto che la pianificazione è molto importante perché ti permette di non scrivere sull'impulso, diciamo, o in tempo stretto che potrebbero portarti, tempi stretti che potrebbero portarvi a fare degli errori, ma darsi un minimo di tempo per cercare di sviscerare i problemi e saperne di più. Quindi ogni testo va pianificato. La semplice email che effettivamente per scriverla ti richiede 2 minuti, però ce ne vogliono altri 13 in precedenza per capire quello che ci siamo detti, che ci metto, come lo metto, a chi sto parlando, eccetera. Ovviamente i testi lunghi richiedono molto più lavoro. Ad esempio, una presentazione dettagliata di un progetto o di una presentazione di un prodotto specifico molto complesso richiede molto più tempo e quindi richiede la divisione del testo in più parti. E questa pianificazione poi è importante anche in base alla formalità o all'informalità, perché se io sto scrivendo un amico, un'email al collega con cui ho un rapporto quotidiano, posso dargli del tu, posso essere molto veloce e ci può anche scappare qualche errore, il collega non mi farà notare niente. Però se la stessa email ho reso conto che io devo inviare al mio superiore gerarchico, quindi divento più formale, devo essere più preciso, più usare più informazioni specifiche, eccetera. Abbiamo visto che ci sono delle tecniche per generare delle idee quando non si sa cosa scrivere, tra cui quelle che vi consiglio di più sono quelle in cui ci si mette davanti all'oggetto e ci si fanno un'analisi specifica di cosa devo parlare. Devo parlare del mio prodotto X, come è fatto? È fatto così. Quanto costa? Costa tot. Come viene distribuito? Lo vendiamo online, lo vendiamo nei negozi, lo vendiamo nei nostri distributori. Raccolte tutte queste informazioni, siete pronti poi a comunicare, a estrarre quelle che vi possono servire per quel tipo di comunicazione specifica. Abbiamo visto che queste informazioni possono essere organizzate in modo con diversi stili del testo, strutture del testo, che sono più o meno riconducibili a queste categorie. La cronologia, quando io metto il testo seguendo una linea temporale, quindi questa riunione è iniziata alle 9, dalle 9 alle 15 abbiamo fatto, dalle 9 10 questo, 10 11 quest'altra cosa. Solitamente è questo che si fanno i verbali che devono descrivere in modo dettagliato cosa è avvenuto in un determinato periodo di tempo. Però il testo si può essere organizzato anche in base alle categorie. Quindi, come abbiamo detto, oggi questa riunione può essere divisa per argomento. Quindi abbiamo parlato della scrittura professionale, abbiamo parlato del copywriting, abbiamo parlato di come si scrive un testo, abbiamo parlato di come si corregge un testo, cioè organizzando il testo in base a delle categorie generali. Si può anche strutturare un testo in base ad uno schema di problema, azione, risultato, ok? Come si può scrivere in modo. La mia esigenza è scrivere in modo più diretto e chiaro. Quale azione devo intraprendere per fare questa cosa? Allora devo analizzare, devo leggere con più attenzione, devo analizzare, devo togliere tutti i vocaboli che non sono comprensibili alla maggior parte delle persone. Che risultato ottengono? Una comunicazione più efficace e diretta. Immaginate i libretti di istruzioni che vi escono, non so, in un tablet o in un telefonino, come sono organizzate. Andate a vedere, hanno tutte queste tipo di strutture che noi stiamo andando a vedere. Cronologia, allora, ad esempio, cose che devi fare appena compri il telefono, togliere il coperchio,
inserire la batteria, li chiudere, mettere sotto carica per 12 ore. Non è che puoi mettere per sotto carica, poi togli il coperchio, poi metti la batteria e poi li chiudi. Cioè devi seguire una cronologia, ok? Quindi la prima parte di questi libretti è sempre cronologica. Poi c'è categorie, ad esempio come si accende, come si pulisce lo schermo, come si eccetera, che rientra poi anche nel domande e risposte. In ultima parte c'è sempre, non si accende, che cosa devo fare? Prega. Se è graffiato lo schermo, cosa deve fare? Compratene un altro, oppure vai in assistenza, eccetera, eccetera. E c'è poi l'organizzazione visiva, abbiamo fatto l'esempio dell'IKEA, in cui non c'è una parola nei fogli illustrativi, ma c'è semplicemente l'omino che inchioda, rompe, suda, telefona, eccetera. Allora, per scrivere la prima versione di un testo, quindi dopo aver raccolto le informazioni, cerchiamo di crearci un indice. Ok, come si fa? Devo fare prima, secondo me, in questa email o in questa relazione, in questa lettera, devono andarci 1, 2, 3, 4, 5 cose. Ad esempio, in una lettera devono andarci saluti, immediatamente una spiegazione, poi un corpo in cui spiego delle cose, poi un riepilogo finale e poi dei saluti. Ok, deciso che deve essere fatto così, seguo questo indice, lo scrivo, e nel farlo io cosa consiglio di fare? Di non censurarsi, cioè di scrivere almeno una prima versione molto liberamente, non cercare a fare una prima versione perfetta, cioè cercare di dire questa parola non va bene, qui c'è un errore, ho dimenticato di mettere la maiuscola, ma di scrivere molto liberamente, cioè in questa prima fase non è importante essere perfetti, ma significa, è importante cercare di buttare delle idee giù, che poi andremo a correggere successivamente. Quindi non preoccupatevi degli errori, scrivete come più vi piace, c'è chi inizia a scrivere dalle conclusioni, chi scrive prima i saluti, chi scrive buongiorno e poi va al post scriptum, eccetera, eccetera. Ognuno ha un modo di scrivere, cioè seguite questa vostra indole. Lasciate stare l'introduzione, perché tutti partono dall'introduzione, solitamente per poi scrivere il resto. Però se tu non hai fatto tutto il resto, come dicevamo stamattina, non puoi sapere, l'introduzione di zero è zero. Quindi prima scrivi tutto il resto e poi una volta che hai chiarito che cosa hai scritto, puoi fare l'introduzione. Conosco gente che non si è laureato a 40 anni perché sta cercando di scrivere l'introduzione a una tesi che non ha ancora scritto. Quindi consiglio è scrivi prima la tesi, poi una volta che hai fatto la tesi sai anche come introdurre. Quindi se durante questa fase di scrittura vi accorgete che manca qualche informazione, o se siete bravi ve la andate a prendere, ve la integrate, oppure vi annotate e scrivete approfondire argomento X. Scrivere velocemente significa non fermarsi, ma cercare di buttare fuori tutto quello che si ha. E ovviamente questo non è compatibile con tre cose. Uno, se dici vabbè lo farò domani, lo farò domani, lo farò domani, non lo farai mai. Se ti lampeggia Facebook, ti lampeggia il telefonino, se ti chiamano, se guardi la televisione, è molto difficile scrivere qualcosa di efficace. E poi non essere troppo critico, nel senso non star lì a dire non mi piace, forse non funziona, e non arrivi mai da nessuna parte. Quindi stamattina eravamo arrivati più o meno qui, cioè alla revisione del testo, cioè tutto quello che avete fatto in fase di prima stesura è nel lavoro di scrittura 20%. Ok? Quello che manca ancora è un restante 70%, che è la revisione del testo. A cosa serve la revisione? A questo, a rendere un testo più conciso, cioè più breve, più chiaro, più credibile e altre cose che adesso vediamo. Ovviamente non accontentarsi della prima stesura ha una serie di vantaggi che abbiamo visto. C'è un primo testo sciatto, non organizzato, non rivisto, con degli errori, porta prima di tutto a mancanza di attenzione da parte del destinatario, perdita di tempo da parte di chi legge e incomprensione. Che abbiamo fatto gli esempi, se queste cose le associamo a chi sta cercando un lavoro e ha scritto la propria lettera di presentazione del curriculum, può fare la differenza fra essere o non essere convocati. Per chi sta cercando di vendere un prodotto, significa far sì che chi riceve la tua presentazione decida di prendere o non prendere un appuntamento, non so, con il commerciale per farsi presentare il suo prodotto. Per un'amministrazione pubblica, essere aderenti o no alle norme sull'amministrazione
trasparente, magari poter essere chiamati a rispondere del fatto che quel testo, quelle delibere non siano comprensibili alla maggioranza delle persone. In fase di revisione del testo si fanno diverse cose. Prima di tutto si fa un primo controllo su quella che è proprio la struttura logica del testo, cioè il fatto che ci siano dei passaggi razionali da un elemento all'altro, che non necessariamente significa introduzione, corpo, conclusione, può significare molte volte nella scrittura professionale conclusione, poi cose meno importanti e poi cose meno importanti. Ok, conclusione significa, però l'importante è che qualsiasi struttura voi scegliate ci sia sempre un passaggio da una cosa all'altra. Quindi se io decido nel primo paragrafo di mettere le informazioni su dove si svolge l'evento, io metto l'informazione su dove si svolge l'evento, come si arriva, da che ora a che ora, se c'è il parcheggio, eccetera, eccetera. Quindi non faccio dove si svolge l'evento, poi come prenotarlo, poi passo di nuovo a una versione in cui, un nuovo paragrafo in cui dico dove parcheggiare, poi magari spiego come prenotarlo di nuovo e poi dico come arrivare con i mezzi pubblici, cioè metto tutte le informazioni in un posto, quelle coerenti. Poi le metto altre in un altro blocco e in altro, in modo che la persona che sta leggendo segua un percorso che per lui è naturale, che invece a voi vi costa molta fatica a fare. Concisione. Abbiamo detto mai usare due parole quando ne puoi usare una sola. Che può sembrare un vezzo, ma in realtà è un modo per, diciamo, non solo aver rispetto del destinatario, ma anche scrivere delle comunicazioni, vostre comunicazioni, che indipendentemente dall'obiettivo siano comprensibili a tutti. Un testo con meno parole è un testo più comprensibile, indipendentemente se sono le parole giuste, ovviamente, indipendentemente dal tipo di testo che state utilizzando. Abbiamo fatto questo esempio. Concisione, ovviamente, si può dire lo stesso concetto in due modi. Anche il primo caso, diciamo, continuando alla fine arriva ad esprimere lo stesso concetto. Ok? Però è ovviamente preferibile questo, diciamo, prima che anneghino. Questo l'abbiamo detto. Come ho detto prima, cioè brevità non significa assenza di informazione, ma significa selezionare le informazioni utili. Cioè non è che per rendere un'email più breve io tolgo le informazioni su come prenotare o come arrivare all'evento, eccetera, ma tolgo tutto quello che è superfluo. Abbiamo visto il famoso esempio di prima, no? Questo è un testo che apparentemente può anche essere accettabile. Quindi abbiamo detto che in questo testo ci sono tre cose, tre corpi principali. Uno è il ringraziamento al cliente, gentile cliente, eccetera, eccetera. Uno è le inviamo quindi le informazioni che possono essere utili per poter attivare il nostro software, quindi l'invio di un file con le spiegazioni per l'attivazione del software, e terzo elemento è le informazioni per richiedere assistenza tecnica, mentre ricordiamo che l'assistenza tecnica può chiamare così. Detto tutto questo, detto i tre blocchi, noi possiamo anche, ad esempio, decidere di scrivere il testo così. Ok? Le informazioni sono le stesse, la quantità di parole è leggermente inferiore, però quello che cambia, diciamo, è anche l'impatto visivo, cioè sono tre frasi, la persona che legge, legge una frase alla volta, quindi non necessariamente deve associare, fare questi passaggi progressivi senza prendere fiato, ma ha tre concetti diversi. Mi sintetizzate un attimo questa cosa che io ho visto nella civilissima Siena, praticamente. La sosta in questa zona non è a pagamento. Che significa? Sosta gratuita. Oppure? Nulla. No. No, vabbè, si può mettere sosta gratuita, sosta gratis, parcheggio gratuito, parcheggio. Ad esempio, già tra sosta e parcheggio potrebbe essere preferibile parcheggio. Ok.
Invece il parcheggio, parcheggio libero, parcheggio gratuito, eccetera. Quindi già qui il concetto è lo stesso, la sosta in questa zona non è a pagamento. Già quando tu introduci il non all'interno di una frase stai costringendo il cervello a fare l'opposto, cioè a ragionare, capito? Allora, quindi non è a pagamento, quindi è gratuita. Okay? Quindi la sosta è gratuita, è un concetto, per il cervello è un concetto diverso rispetto a non è a pagamento, perché non è a pagamento ti richiede un'elaborazione risorse mentali più consistenti. Questo è proprio il burocratese, cioè quando la persona che dell'amministrazione che ha scritto questa cosa non ci ha ragionato più di tanto. A parte che per fare un cartello di ferro scritto così ci spendono molti più soldi, nonché è lunghissimo. Nessuno gliel'ha fatto notare, diciamo, Una volta che l'hai stampata, hai detto stampa sta cosa, poi sei coerente, dici no, va bene così, altrimenti lo pagano loro l'altro. Ad esempio, anche Lincoln venne, come dire, molto criticato perché lui scriveva, parlava in modo molto semplice, molto diretto, diciamo. Ed è il motivo per cui poi riuscì ad abolire una serie di cose, tra cui la schiavitù, perché lui riusciva a raggiungere le persone in modo molto, molto, molto diretto, cioè dal più povero, dall'ignorante, ai giudici, eccetera. No? Non mi ricordo. Comunque, ci sono diverse tecniche per aumentare la chiarezza di un testo. Prima di tutto, usare la forma attiva, che no è stato deciso dalla dirigenza, quindi è lo stesso caso del non è a pagamento, cioè è stato deciso dalla dirigenza di aumentare il capitale sociale. Già ti chiede uno sforzo mentale, diciamo, è stato deciso dalla dirigenza di aumentare, quindi la dirigenza ha deciso di aumentare il capitale sociale. Nella famosa io mangio la mela è mangiata da me di scuola. Qua riportiamo la famosa storia delle sigle che ci siamo detti ok. Adesso hanno tutti il customer service, come avete notato, diciamo. Le amministrazioni pubbliche, le ASL, le aziende, nessuno c'era più il centralino, ad esempio, o il servizio clienti. C'hanno tutti il customer service, che diamo tutti per scontato, ma in realtà gran parte delle persone non sa che cosa sia effettivamente. Ok? L'altro giorno, per una serie di motivi che non so che raccontarvi, ho incontrato il console francese a Napoli. Ok? Allora, i francesi sono molto, molto selettivi sulle parole che vengono introdotte in Francia. Non traducono praticamente niente. Quindi se voi andate in Francia e dite vorrei comprare un computer, quelli ti guardano. Qualcuno potrebbe proprio non capirvi e qualcuno potrebbe guardarvi molto male, perché per loro il computer è l'ordinateur. Il mouse non è il mouse, ma è il souris, cioè il topo in francese. Loro non traducono niente. A meno che qualcosa non sia praticamente assolutamente indispensabile, cioè proprio non c'è la traduzione, loro non traducono niente. È un modo di difendere la propria lingua, eccetera, eccetera. Quindi nel corso del colloquio con questo console abbiamo detto, vabbè, stiamo facendo un progetto per valorizzare il Made in Naples. Lui ci ha guardato, che cos'è Made in Naples? Cioè, nel senso l'artigianato locale, eccetera, eccetera. Quindi, noi invece siamo molto molto ricettivi su questa cosa qui, cioè traduciamo qualsiasi cosa, l'Italia assorbe qualsiasi vocabolo senza nessuna barriera culturale. A me sembra assurdo non accettare computer, ok? Cioè non mi sembra che se uno accetta computer sta stravolgendo la propria cultura, però ad esempio il customer service, se un'azienda lo vuole utilizzare lo utilizza, però sempre che l'agenzia delle entrate faccia delle pubblicazioni in cui dice l'INPS per chiarimenti sulla tua cartella chiama il customer service, secondo me non è accettabile perché l'agenzia dell'entrata parla al vecchietto di 70 anni che non c'ha neanche la seconda elementare, al laureato, all'avvocato, al dottore, eccetera. Quindi dovrebbe utilizzare un linguaggio piano, come si definisce, cioè semplice e diretto a tutto. Vediamo, c'è un grandissimo larghissimo uso di sigle, che
che nessuno comprende. Ad esempio, molti dicono scrivi al nostro ufficio HR, che sarebbe ufficio risorse umane, human resources, che sarebbe l'ufficio del personale o risorse umane, eccetera. Poi, molti non sanno che cosa sia, ad esempio, la sigla di un sindacato. Noi diamo per scontato che molti sappiano cosa significa CISL, CGIL, in accordo con la CISL o con le confederazioni, eccetera, eccetera. Diamo per scontato, ma in realtà non tutti lo sappiano. La signora prima faceva un esempio sulle sigle che non possono essere utilizzate, gli acronimi, eccetera. Cioè, diamo per scontato che sia DPR, eccetera, eccetera, ma non tutte le persone sanno che effettivamente. Quindi una tecnica quale potrebbe essere quella di, se questo testo deve essere utilizzato, questa sigla deve essere utilizzata più volte all'interno di un testo, la prima volta la scrivi per estesa, quindi CGL, Confederazione Lavoro, chiudi le virgolette, e poi dopo puoi dare per scontato che stai utilizzando CGL, che significa quello. Questo vale per tutte le vostre sigle, cioè non date mai per scontato che le persone sappiano quello. Possono anche far finta di saperlo, ma non è che lo sappiano. Ok. Un modo molto efficace per rendere un testo più chiaro è quello di prendere il testo e dividerlo su liste, su punti elenco, punti numerati, eccetera. Cioè togliere quelle informazioni che abbiamo visto prima all'interno di un muro, che sono, riportiamo, il famoso, la famosa domenica ecologica del comune. Tutto questo per dire che domenica non si circola. Ok, quindi guardate la stessa frase, no? Le tecniche di revisione, là ci manca una U, più usate per aumentare la credibilità del testo sono concisione, chiarezza e coerenza. Ok? Sotto la stessa frase, le tecniche di revisione più usate per aumentare la credibilità del testo sono concisione, chiarezza e coerenza. Cioè, sicuramente è un testo in cui emergono i tre elementi visivamente. E ci andiamo a rivedere un attimo quegli esempi che stavamo facendo sui due conti, no? Entrambe queste banche vendono un conto corrente, zero spese. Secondo voi, qual è più immediato? Cioè, ad esempio, dove si capisce prima che il conto è a 0 euro? Quindi questa informazione si è scritta, voi riuscite a vederla? Questo è un page. Al secondo passaggio. Però se io accedo a questa pagina al momento in cui sono qui, già zero spese diventa meno. Sì, adesso perché tra. È una scelta di selezione delle informazioni. Cioè, ING Direct ha deciso che 0 euro è l'informazione principale da comunicare, cioè quella che convince le persone ad aprire un conto. IV Bank probabilmente ha pensato alla stessa cosa, però come ordine gerarchico ha scelto prima queste tre frasi che ci dicono praticamente niente. Cioè, alla fine poi qui zero spese sarebbe l'ultima delle tre parole. Esatto. Cioè, sì, ma conveniente non significa zero spese, ad esempio. Cioè conveniente può significare anche un euro di spese all'anno. Ok, però quindi quello che qui invece è l'elemento principale della comunicazione, qui è una delle voci che sta qua giù e viene dopo app IV Bank, il tuo conto a portata di mano. Ora per una persona che sta aprendo un conto, qual è più importante, sapere che c'è un'app per avere il conto a portata di mano o zero spese? Nella loro considerazione è evidente che l'app è più importante delle zero spese. Anche più importante di avere carte e bancomat con prelievi ovunque. Ma poi, non è questo l'obiettivo principale di questo tipo di sito. L'obiettivo principale di questo tipo di sito è convincere le persone ad aprire il conto online. Ok? Qua è evidente dove si apre il conto online. Come fare per aprirlo? C'è un vai qua in mezzo. Qua invece?
sicuramente è meno immediato di quello. Perché non c'è gerarchia. In pratica io la parte principale è tutto qua in mezzo. Ok, io solo vabbè, il logo classico, poi ho tre elementi e poi qua la parte centrale. Qua la, guardate com'è la gerarchia, c'è la parte principale, poi ci sono, c'è un altro livello, poi c'è un altro livello, poi ce n'è ancora un altro. Ora è un sito web, ma è lo stesso ragionamento che tu puoi fare al momento in cui devi comunicare zero spese, indipendentemente adesso è un sito web, ma potrebbe essere quello del un'email o una lettera o una brochure, non cambia molto la cosa, non cambia molto l'approccio. Cioè se tu metti comodo, completo, conveniente, non stai dicendo alle persone niente, assolutamente niente. Sembra che stai dicendo un sacco di belle cose, ma comodo che significa? Mi riesce difficile immaginare un conto corrente comodo, posso immaginare un letto comodo, un cuscino comodo. Ok, quindi già comodo possiamo sostituirlo con online, se è quello il concetto, che è più specifico di comodo. Completo, che può significare? Oppure che puoi fare i bonifici, che puoi avere i pagamenti, che puoi pagare i bollettini, puoi ricaricare le... Conveniente? Conveniente va da 0 a... Ci sono anche aziende che pagano un conto corrente 3.000 euro l'anno, e se glielo fai 2.000 per loro è conveniente. Certo. E quello è il punto, cioè come mai un posto così strategico, diciamo, nella comunicazione viene occupato da comodo, completo, conveniente, non qua sopra zero spese, virgola, carta e bancomat gratuito? È un errore questo, no? È un errore. È un errore di chi l'ha progettato, perché... Però non è, cioè non puoi mettere sullo stesso piano una... Sì, comunque il fatto che ci sia il contrasto tra l'arancio e il bianco, certo. L'occhio cade anche su quei due... Sì, però... Sì, visivamente qualsiasi informazione, cioè, tranne alcuni strumenti di comunicazione, ma per tutto, quindi immaginate un'email, immaginate una brochure, immaginate un annuncio pubblicitario, quello che sta in alto è importante. Più vai giù, più diventa secondario, ok? Dovrebbe essere così, anche nelle comunicazioni ufficiali, istituzionali, dovrebbe essere quello che è più importante viene messo nell'oggetto e nel primo paragrafo, e invece quello che sta giù, diciamo, in cui man mano tu ti perdi i lettori, che più vai giù e più ti perdi i lettori, quelli che arrivano alla fine sono sempre in numero inferiore, dovrebbe essere meno importante. Quindi se io voglio assicurarmi che tutte le persone vedano quello che... io voglio che tutti vengano raggiunti da quel messaggio, devo necessariamente metterlo qui o nella prima parte dell'email. Quindi devo operare delle scelte. Qual è la scelta? È? A me mi interessa sapere che è 0, 0 e 0 e vanno a prenotare. Qua invece la scelta è comodo, completo, conveniente, le condizioni economiche, i fogli informativi, la trasparenza, le domande frequenti, poi delle immagini che nel primo caso 0 spese si poteva anche rendere visivamente meglio con uno 0 invece che con la parola 0. Le carte sono chiare, questo già non mi significa più niente. La associo solo se vado a vedere app in WooBank. Ok? Poi qua c'è un menu, cosa che invece qui non c'è. Ci sono altri elementi di distrazione. Poi ci sono depositi, investimenti, finanziamenti, assicurazioni. Cioè questo è quello che si definisce una landing page. C'è una pagina in cui fai arrivare delle persone, le fai atterrare in modo da fargli compiere poi successivamente un'azione. Questa invece è una pagina qualsiasi, in cui io entro qui, poi magari vedo assicurazioni, poi vedo ricarica, ricarica cellulare, poi guarda, e poi me ne esco. Tutta la parte di sinistra, nella landing page diretta, che è stata sostituita da in alto a sinistra tutti i prodotti. Certo. Che sono qui, sono qua giù. Che se poi è un interesse.
interessa, li va a vedere. Perché io a me, il mio prodotto di punta è il conto corrente a 0 euro, ok? Io è qui che voglio portare le persone, che io le metto solo, qui io metto sullo stesso piano il conto a zero spese e la gestione conto, deposito, finanziamento, cioè gli sto dicendo queste cose per me sono uguali. Qua invece questo è quello che conta, poi se vuoi c'hai tempo da perdere ti vai a vedere una serie di cose e sotto ci sono... Ma chi deve usufruire di quei servizi? Vuol dire che già ha il conto, giusto? Sì, chi deve cercare queste cose qui già sa effettivamente il conto. Quindi è uno che sta cercando delle informazioni, se lo va a cercare, anche se tu glielo metti nascosto, l'accesso al conto, diciamo così, o le informazioni, se le va a cercare comunque. Siamo già in una fase di informazione. Qua siamo invece in una fase più pubblicitaria, in cui io devo convincere le persone a scegliere o il conto IVU Bank o a scegliere ING Direct. Possiamo vedere qualche altro esempio? Che banca? Conto... Che è uguale a ING Direct, eh? Questo non me lo ricordo, poi non... No, io credo che come caratteristiche più sia sempre un conto online, eccetera. Vediamo come... Vediamo come approcciano. Sta caricando, eh? Se avete qualcosa da fare. Oi. Riproviamo, ricarichiamo. Allora, quando caricherà vedremo che loro praticamente hanno deciso di dividere le informazioni su diversi slider. Schermata bianca, scoprilo subito. Mi sembra. Può essere, perché non c'è niente in realtà, sì, in effetti. Può essere così? Le slide, le altre le ha caricate. In muto per te. Conto yellow, dovrebbe essere questo. Forse sarà conto white, perché... Allora, in pratica il menu qua sopra richiama queste cose. Loro hanno deciso di non puntare su un prodotto specifico da come vendo, diciamo. Voi come lo vedete sto sito, ad esempio? Questo passaggio da font grande, poi più piccolo, poi uno molto grande, poi uno di nuovo più piccolo, poi molto attaccato. Non sembra ordinato, sembra... Non chiama molto l'attenzione, insomma, sono tanti elementi panici. Non c'è l'elemento che vedono gli altri. Non dà subito la risposta che l'utente cerca, cioè l'utente non ha tempo, per come accendere e risolvere la vera e invece così... Certo. Cioè, soprattutto se... Andiamo su Finico, che loro operano online. Questa è ancora un'altra scelta, guardate qui. Qua dice, guardate come la prende da lontano, no? Io sono qui, in quella fase, sto cercando un conto corrente a zero spese, perché la banca precedente mi ha massacrato, ok? Qua non vedi niente, perché c'è scritto, quante volte hai scoperto nuove spese o costi nascosti nell'estratto conto della tua banca? Sì, già lo so, sono qui per questo, proprio perché ho trovato spese nascoste nel conto precedente della mia banca. Ora, dammi una risposta, diciamo. L'offerta fine che è trasparente, che non significa niente, ma significa un conto corrente a zero canone. Cioè, guardate dove un'informazione così importante è nascosta. Ma chi se la legge? Qualcuno, neanche zero come numero hanno messo, neanche un grassetto, un rosso, un giallo. Messo trasparente in grassetto. Sì. Zero. C'è quella targhetta là, se c'è scritto zero? Eh sì, però è uno in mezzo a tanto. Zero canone, sta scritto qui. Non è molto rilevante.
Stiamo parlando di multinazionali, cioè di aziende che fatturano miliardi di euro, non di piccoline. Ecco qua, sono messe qua in mezzo. Cioè, questa dovrebbe essere l'informazione fondamentale, no? Spero che in streaming non ci siano questi. Tra un po' c'è l'abbonamento sul direttore del clinico. Andiamo nella home page sperando di trovare qualcosa di più. Che significa Fineco, semplice come immaginare? Per voi, diciamo, se voi siete in fase attiva di ricerca di un conto corrente, ma vi interessa che qualcuno vi dica che Fineco è semplice come immaginare? Cioè, qual è l'informazione rilevante per voi? Il costo. Vediamogli un'altra possibilità. Vabbè, questo è l'advice. Niente, ok. Quindi, anche in questo caso, siamo stati sfortunati. Possiamo fare esempi per qualsiasi altro prodotto e adesso noi ci siamo impuntati su queste delle banche. Andiamo Unicredit, ultimo, poi andiamo avanti. Forse ancora peggio di Fineco, eh? Vediamo, apri un conto, dai, vediamo qua su se c'è qualcosa per noi. Direi di no. Guardate questa cosa qui di mettere ad esempio i tweet o LinkedIn così vicino al testo, ad esempio. Cioè, qual è quello che voi vedete? Riuscite a dare una priorità alle informazioni, cioè guardando sta pagina? Troppo pieno. Cioè, le informazioni fondamentali sono... Esigenze finanziarie primarie dei consumatori. Sembra i loro documenti di marketing che vengono presi praticamente poi buttati dentro un sito web. Un canone annuale omnicomprensivo, ad esempio, vi assicuro che se noi scendiamo qua giù, andiamo in città e chiediamo a qualsiasi, dal quindicenne al settantenne, cosa significa omnicomprensivo? Poi non è che ci insegue con una mazza, però... C'è una parola incomprensibile per la maggior parte degli italiani, omnicomprensibile. Ok? Sì. Sì. Al di là di tutto, diciamo, c'è un passaggio da... C'è tutto. Cioè, sicuramente se io devo comunque... Vabbè, basta, ho visto tre siti. Quale apro? Conto arancio, questo o questo? Cioè, non dovendo, mettendo tutti sullo stesso piano, sicuramente... La cosa chiara è che c'è l'immagine su questo sito. Comunque ti fa capire che devi, cioè, eviti di fare un po' di pratiche. L'immagine è quello che colpisce. Devo dire la verità perché me l'hai spiegata tu, ma io non l'avevo notato. Cioè, nel senso, non gli avevo dato... Cioè, guardandola così, sì, è così. Cioè, esci, non segui il labirinto, ma è una direzione... poi, sì, poi contraddetta dal fatto che il loro testo è un labirinto, diciamo. Però poi c'è la nuova cosa. Cioè anche i loro conti quando vanno. Quindi, questo sicuramente, per quanto possano essere multinazionali, eccetera, eccetera, sicuramente non è stato fatto un test, un lavoro di revisione. A parte non è stato fatto, secondo me, neanche un lavoro di definizione di cosa vogliamo ottenere, cioè che cosa vogliamo presentare. Il conto corrente di base, come è fatto questo conto corrente di base? Ok, il conto corrente, conto di base Unicredit è il prodotto per le esigenze finanziarie primarie dei consumatori, fissa un appuntamento, cioè io dovevo fissare un appuntamento in base a questo che voi mi ha detto, che tu mi hai detto qua su.
Sembra qualcosa in grado di convincere una persona a fissare un appuntamento a questo testo? Secondo me è una cosa che non piace, è vedere, ma nemmeno l'impaginazione del testo. Sì. Cioè va a capo senza nessun ordine. Vabbè, poi c'è un titolo, poi c'è un sottotitolo, poi c'è un testo più piccolo. Il canone a stesso, cioè, secondo Rico, mentre viene addebitato nella, cioè, tutto quello spazio, anche visivamente, credo sia brutto, Sì, non è comprensibile, cioè, non c'è una gerarchia, questo è il punto, non c'è una gerarchia. Però, quelle insieme ad altro, cioè, perché poi c'ho il, c'ho il menu a sinistra, c'ho un altro menu a destra, c'ho il menu sopra, c'ho un sovramenu. E c'è un altro mio sotto, sì. Pure troppo, diciamo. Okay. Supponiamo che se una persona che sta in questa fase di ricerca di un conto corrente, sicuramente è uno che sta cercando di informarsi, che poi magari deciderà di andare ad aprirlo nella filiale, però è evidente che se già in una fase di ricerca di informazione tu non mi stai rendendo chiaro cosa offri, come lo stai offrendo, quanto mi costa, la probabilità che io vada poi nella tua filiale si riduce. Rispetto a uno in cui mi dice, allora il conto corrente costa zero, interessi zero, carta zero e basta. Cioè, non sappiamo cosa offre, diciamo, non c'è. No. Quindi è evidente che al momento, cioè quando comincia a saturarmi, cioè devo aprire un conto corrente, ma ho visto 5, 6, 7, 8 siti di banche, ma potrebbero essere 6, 7, 8 siti di aziende concorrenti alla vostra che offrono la stessa cosa. Ok, è normale che a un certo punto devo prendere una decisione, vado laddove mi hanno soddisfatto i miei bisogni di informazioni in modo semplice, laddove ho capito, dico vabbè, vado da una parte, laddove non ho capito, certamente non ho capito che mi offre un iCredit, lo scarto, non ho capito che mi offre la posta, la scarto, mentre ho capito che cosa mi offre con che banca o un altro, vado lì, se voglio avere un conto corrente in una filiale tradizionale. Quindi, questo vale indipendentemente dal tipo di prodotto, cioè è uno stesso percorso che fanno tutte le persone. Laddove sei obbligato a capire, cioè se io vado sul sito del comune in cui mi spiega come avere il permesso per circolare nella ZTL, io sono costretto a leggermi quel testo, non è che posso dire vado in un altro comune, me ne vado a vivere in un altro comune perché non ho capito. Là sono obbligato, quindi là è un fatto di trasparenza e di rispetto tra amministrazione e cittadino. Ma io quando sono un'azienda, cioè sono uno che deve vendere corsi, sono uno che deve vendere macchine agricole, uno che deve vendere camere d'albergo, uno che deve trovare un lavoro, eccetera, eccetera, se non soddisfo le esigenze di informazione delle persone in modo chiaro e semplice, io mi sto giocando le mie possibilità a favore di chi invece lo sa fare, lo fa meglio. E gran parte di queste informazioni oggi passano attraverso i siti web, e all'interno dei siti web attraverso un buon equilibrio tra testo e grafica, che questo è un sito web ma voi lo vedete così, questo è un sito web ma voi lo vedete così, sembra un sito web. Vabbè, però può essere per esempio che con i credit non punti tanto all'online, diciamo, mentre in direct, se non sbaglio, lavora, se non soltanto, cioè lui lavora così, quindi ha preferito, diciamo, attualizzare più quel discorso. Invece io mi aspetto, per esempio, un iCredit che lavora magari più sul contatto fisico. Ok, allora, tra parentesi, non gli importa, attenzione, no, ma è corretto, però, è corretto. Infatti, cioè, credo, perché, cioè, poi io guardando quello di iCredit, cioè, è veramente un po' troppo pesante. È pesante, cioè, significa che secondo me loro non puntano a questo tipo di clienti. Proprio il fisso appuntamento significa che per noi è meglio che tu venga. Sì, però quindi allora possiamo fare un confronto fra ING Direct, Conto Arancio e IV Bank, ok? E su questo sono d'accordo. Poi possiamo fare un confronto tra Conto Corrente Unicredit, che è una filiale tradizionale, e che ne so, Montepaschi, che fa schifo lo stesso, diciamo, non è che cambia molto. Ok, vogliamo andarci a cercare una banca conto corrente zero spese che non sia online? Vediamo Websella, che invece
in realtà si appoggiano ad altri conti correnti. Qua siamo già nell'ambito opposto, cioè qua questi hanno fatto fuori tutto il testo e cosa vi sembra? Sembra un sitarello di... Non sembra poi una banca. C'è anche Carletto 06 che mette un commento. Okay. Quindi come vedete, diciamo, non è... crede, ma poi ci usciamo dai conti correnti perché... Allora, qua possiamo confrontarlo con Unicredit, no? Perché fissa un appuntamento. Ok, quindi abbiamo questo e questo. Scusate, però, zero canoni gratis significa che sono tutti a pagamento. Infatti, cioè... Zero canoni. Significa canoni gratis. Però ho messo sotto lo zero. Però, cioè, è detto così. Ha effetto contrario. Sono d'accordo. Quindi diciamo come schifezza delle informazioni sono uguali, solo che il conto corrente Unicredit in pratica ha preso questo testo e l'ha lasciato così, non facendo quello che ci siamo detti degli elenchi puntati eccetera, mentre almeno qui cioè le informazioni sono le stesse, ok? C'è un numero verde a destra, c'è un po' di testo, fissa un appuntamento eccetera eccetera, quindi abbiamo già migliorato un po'. Però sicuramente ci potrebbe essere molto molto da fare. Poi c'è una protezione, conto zero assoluto, e si attenta alla spesa. Cioè, può portare anche l'inganno. E chi è? Se si attenzione, avrai il conto zero assoluto. Cioè, anche qui non è che quello chiaro rispetto al primo. Cioè il primo è secco, è zero. No. Ma c'è molta... Se leggete questo testo, diciamo, si possono fare una serie di considerazioni, non l'avevo mai visto, diciamo, che danno proprio l'idea del... Possiamo spegnere lo stream? Ti danno proprio l'idea del... No, ti danno proprio l'idea della dabbenaggine, non so come con cui si fanno queste cose. Cioè, conto corrente assoluto non ti costa nulla, è proprio vero, è proprio quello che cercavi, vero? Ok, vabbè, a parte la E con l'accento, ma questo è un fatto del design. In Credem ti capiterà spesso di trovare la soluzione su misura per le tue esigenze, quindi significa che in molte altre case mi succederà di non trovarla la soluzione giusta per le mie esigenze. Ora, io posso capire che il web designer, l'agenzia che ha scritto questa cosa, non abbia dentro delle figure specializzate, posso capire che chi ha letto la prima volta non ha colto questa cosa, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, su in alto. Cioè qualcuno si vuole chiedere, ti capiterà spesso di trovare la soluzione, quindi non mi capiterà sempre. Cioè significa che qualche volta vengo e mi fate un pacco. Se sei attento alle spese, scegli il conto assoluto e mettici alla prova l'offerta riservata ai nuovi clienti, fissa appuntamento. Per i primi 12 mesi conti off, quando la mensile gratis, sotto l'operazione, eccetera, eccetera. Per fai riferimento ai fogli infermati, fissa un appuntamento. Molto invitante, vero, come pagina? Cioè non vedi l'ora di fissare un appuntamento? Sì, sì, sono stato bravo. No. Quindi per farvi capire, prima non so chi mi chiedeva, ma è possibile che in una grande azienda succeda questo? Possibile. Possibile perché soprattutto con il web, diciamo, ormai... Chiunque può infilarsi e dire so fare siti web, so fare questo, so fare quello, diciamo, non è tecnicamente difficile fare un sito web. Si piglia, si preme un tasto, ti installano una cosa e tu metti, azzecchi delle parole dentro, carichi delle immagini rubate su internet e hai fatto il sito web. Però questo non significa che tu stai utilizzando il web in modo... Però siamo andati sul web, ma in realtà è una considerazione che potete fare per ogni forma di comunicazione. Cioè ti capiterà spesso di trovare una soluzione, la potete scrivere in una lettera, in un'email, in una brochure, sarà sempre un'informazione controproducente. Ok, i nostri rappresentanti della pubblica amministrazione possono confermarci, diciamo, che all'interno dell'amministrazione c'è una specie di lingua altra
che il burocratese, cioè ci si comunica, diciamo, verso il cittadino e fra uffici in una lingua che in alcuni casi è veramente incomprensibile, ok? Che è il retaggio di decenni, decenni, eccetera, di modi di scrivere, che per fortuna adesso si sta cercando di semplificare con una serie di normative sulla semplificazione, l'accesso, eccetera, eccetera. Così come ogni ambito ha la propria lingua, cioè tra gli avvocati c'è il legalese, dai carabinieri trovi un modo di scrivere le denunce che è incomprensibile, tra quelli che fanno il mio lavoro ci si esprime in un determinato modo, nella formazione, ad esempio nella progettazione dei corsi si trovano delle. È una lingua, diciamo, che è molto settoriale, che comunica ad altre persone di quel settore, al di fuori non si capisce niente. Quindi termini tecnici, frasi verbose che rendono la lettura difficile nella comprensione contorta. Esempio, Milano, titolo di viaggio. Acquista qui il tuo titolo di viaggio nella metropolitana. Ok, non possiamo chiamarlo biglietto, non ho capito. Cioè tutti quanti vanno lì, dice, dalle dicono, mi dà due biglietti? Vabbè, quello ti dà il biglietto. Obliterare il titolo di viaggio. Vabbè, se per questo è una ferrovia c'è anche quel cartello in cui c'è vietato scendere dal treno quando è in corsa. Cioè. Quindi, titolo di viaggio è il biglietto, ad esempio. Poi si usa molto affardata dal 1° luglio, ad esempio in alcuni documenti della pubblica amministrazione, ma in realtà significa dal 1° luglio. Allora, come si ottiene un testo credibile? Diciamo che nella comunicazione commerciale fa la differenza tra un testo che convince e un testo che non convince. La credibilità è il risultato di tutto quello che ci siamo detti. Quindi se io sono chiaro, sono diretto, non uso vocaboli inutili, non faccio errori, metto le informazioni importanti per prima e quelle secondarie successivamente oppure non le metto affatto. Se sono corretto, se uso la grafica quando serve invece di parole, eccetera, eccetera, sto dando già un'idea all'interlocutore di credibilità, di affidabilità. Quindi, tutte queste cose, diciamo, soprattutto l'usare delle parole che siano specifiche e non giri di parole semplicemente, aiuta a dare credibilità. Come dicevamo prima, può sembrare una sciocchezza, ma mi contatti, oppure se ha bisogno di ulteriori informazioni ci contatti, è diverso da se ha bisogno di ulteriori informazioni ci telefoni allo 080, eccetera, eccetera. Sono due cose diverse. Cioè, la prima è anche accettabile, potete tranquillamente continuare a scrivere ci contatti, però nel secondo caso stai tentando una comunicazione più immediata e diretta. Quindi, oppure quando scrive, compila il form, ti risponderemo al più presto. Il concetto di più presto, imparato in vita mia, è molto variabile, diciamo. Sto ancora aspettando risposte da persone da 2 anni fa e magari il loro concetto di più presto è 2 anni, mentre per chi è abituato a navigare sul web vorrebbe scrivere e dopo 3 minuti vederti arrivare la risposta, ok? Quindi, le risponderò presto non ha senso, è meglio, preferibile mettere le risponderò entro il 15 ottobre, cioè sono tutti elementi che ti danno un'idea di credibilità. Se tu stai scrivendo un'email commerciale di presentazione, che scrivi se vuole ulteriori informazioni su questa promozione ci chiami e io le risponderò, è diverso da dire se è interessato a questa promozione telefoni allo 080 123 45 e le risponderò e le invierò il preventivo entro 1 ora dalla telefonata. Cioè, stai dando alla persona un'idea di affidabilità, di credibilità. Sulla credibilità incidono anche poi questo tipo di espressioni, che voi conoscete, penso. Una volta facemmo un esperimento come agenzia, perché fino a un po' di tempo fa pubblicavamo una newsletter e un blog, che adesso abbiamo un attimo sospeso perché stiamo riorganizzando, in cui pubblicammo quello che abbiamo definito azienda leader standard, cioè un testo. Scrivemmo questo testo in cui che faceva così. Era una presentazione di un'azienda. Siamo un'azienda leader nel nostro settore di riferimento, usiamo le migliori tecnologie e offriamo una consulenza a 360 gradi, assicuriamo a tutti i nostri clienti esperienza e professionalità, eccetera, eccetera. E lo
non si diceva niente, questo è un testo che praticamente non comunica assolutamente niente, cioè tu puoi applicare qualsiasi dall'associazione al comune e lo mettiamo e scriviamo questo testo è disponibile per presentare la vostra azienda. Voi immaginate centinaia di aziende hanno preso quel testo e l'hanno utilizzato poi sui loro siti per presentare se stessi. Ora, esperienza e professionalità, che significa? Cioè per voi esperienza che cos'è? Per l'associazione Forlend, che significa avere l'esperienza nella formazione? Un anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, quanta esperienza? Consulenza a 360 gradi, sempre, che significa? Cioè, tu o sei un consulente, allora significa che sei uno iper specializzato in una cosa, in quel caso sei un consulente. Ok, non si può essere un avvocato bravo nel civile, nel penale, negli incidenti stradali, nella Cassazione, al TAR, nell'amministrativo, penso che non si può fare. Quindi o sei un bravo penalista, sei un bravo civilista, sei un bravo matrimonialista, eccetera, eccetera, ok? O puoi essere bravo in due discipline, ma puoi essere bravo in tutto. Quindi puoi dire sono un avvocato a 360 gradi, vieni, ti faccio uscire da galera oppure ti faccio prendere un risarcimento, probabilmente vai in galera e non prendi niente. Quindi, esperienza è un concetto variabile. L'esperienza di una persona in un determinato settore, un'esperienza di un anno è esperienza importante. Magari esperienza di 5 anni, di più, di 10, di 15, di 20, di 30. Okay? Professionalità è un concetto variabile. Pluriennale, che significa pluriennale? Quindi o hai un'esperienza di un anno, 2 anni è pluriennale, 45 è sempre pluriennale. Ok? Così come trovo quelle aziende che dicono siamo i leader in Europa con la maggiore quantità di sedi nelle più importanti capitali europee. Quante sono queste sedi? Quali sono le più importanti capitali europee? Cioè Bruxelles è più o meno importante di Roma? Non lo so. Dipende. Per un belga sicuramente Bruxelles è più importante di Roma. Cioè, le migliori tecnologie. Che significa migliori tecnologie? Come vedete sono tutte espressioni. Se noi andiamo... C'è un esperimento, lo faccio davanti a voi. Ecco qua, andiamo su Google. Queste sono tutte aziende che fanno consulenza a 360 gradi. Però, vediamo la consulenza strategica a 360 gradi. Allora, la nostra unicità risiede nella qualità, cioè voi avete capito che fanno questi? L'unica cosa che si dice, siamo degli artigiani, vabbè, allora che fate? Il vetro? Siamo pronti a perdere un cliente in nome della verità e integrità del nostro lavoro, cioè, avete perso sicuramente, andiamo avanti. Studio Papis. È terribile. Che poi c'è questo calendario, che sarebbe oggi, c'è un sito web di un'azienda che mi dice oggi che giorno è. Cioè, di cosa parliamo? Diciamo? Cioè, perché ci deve essere un calendario su un sito web di un'azienda? Perché? Qualche consulente gli aveva detto, no, metti il calendario, così le persone vengono a vedere che giorno è e quindi poi ti conoscono. Qua almeno dice che cos'è. Ok. Questo è per farvi capire quanta roba c'è di gente che usa consulenza a 360 gradi. No, è questo per indicare che sei. Non fatevi troppe domande sul web, ragazzi. Andiamo su esperienza e professionalità. Per poi passare ad azienda leader. Ma scusate.
Ovviamente sono cose che sono convinto, anch'io ho usato, anche voi probabilmente usate quando le scrivete, perché finché qualcuno non te lo fa notare, tu non pensi che esperienza, siccome è come un virus, cioè siccome tutti usano esperienza e professionalità, tu devi utilizzare esperienza e professionalità. Ok, ovviamente, già guardate qui, 40 anni di esperienza e professionalità di Club Med, è un discorso diverso rispetto a esperienza e professionalità di Paolo Vallino. Ok, andiamo da Paolo Vallino. Ed è un programmatore di siti web. Allora, la peggior combinazione possibile di lettura per un essere umano è testo bianco su fondo nero, cioè non niente di peggio. Cioè, se voi continuate a leggere questo testo per un'ora, si staccano gli occhi. Peggio c'è solo blu chiaro su blu scuro. Ora, questa è una persona che sta vendendo siti web, da come ho capito, no? Ora ditemi voi fareste fare il sito web da una persona che ha questo sito web? Vabbè, forse sta facendo un gioco di parole che in questa fase tralascerei. Cioè, secondo voi fareste, mo, è intuito, ma non lo so, magari voi avete un termine di giudizio diverso da me, voi fareste fare il sito web da... Ma non è pugliese, è di Biella, stiamo a posto. Possiamo insultarlo da... Nuovo viola, newborn, appena nato, ok? Nu più, fa siti web, sì. Quindi io qua non arrivo neanche a leggere il testo, prima perché mi fanno proprio male gli occhi. Però esperienza e professionalità. Guardate quanta gente ha concetto di esperienza e professionalità. Cioè, l'esperienza e la professionalità sono cose che si dimostrano, non si scrivono. Cioè, se tu scrivi esperienza e professionalità, faccio siti web da 150 anni, ok? E poi c'hai quel tipo di sito web. Stai contraddicendo te stesso. Cioè, là non si vede neanche esperienza, né che hai professionalità, ma che proprio devi cambiare lavoro. Devi andare a fare il fabbro, ma qualche altra cosa, ma lascia stare i siti web. Questo da qualche fanno persone e alluminio, diciamo, nel payoff del loro logo. Come tu sei, la conosci tu? Guarda, chi sono i suoi concorrenti? Guardate questo blocco di testo qua giù. Cioè non si riesce, io non riesco neanche a... Mo sono abituato a leggere centinaia di pagine al giorno, mo sarà che sono un po' stanco, ma non riesco a cogliere neanche un elemento, diciamo, all'interno di esperienze e professionalità. Facciamo un esempio di editing, esperienze e professionalità per i vostri progetti. Che cosa fanno loro? Abbiamo detto alluminio. Cioè, già se mi metti produzione e distribuzione di semilavorati in alluminio, io già sto capendo che tu stai facendo. Probabilmente loro giocano sul fatto che chi arriva sul sito di Metra già sa che cosa vende, ok? Però se io a un certo punto, ed è quello che... come li posso cercare questi? Cioè, che cosa fanno tecnicamente? Quindi vendono semilavorati o alluminio? Cioè, vendono alluminio? Profilato. Per esempio, vendono le pale profilate dalle finestre e quindi poi cerchi il fabbro, le taglia e compone quelle finestre, per esempio. Quindi comunque sì, è un settore abbastanza Quindi io se cerco profilati in alluminio, quindi supponiamo che adesso sono il famoso fabbro e devo cercare questi profilati in alluminio. Ok, quindi cerco e mi trovo davanti. Profile.
Bricoman, Omar, Pandolfo, a parte che loro non ci sono. Se facciamo esperienza del professore, okay. Il primo risultato, quindi io devo cercare queste cose, il primo risultato sono questi. Vabbè, questo è un sito che raccoglie cose. Un altro risultato è questo. Sono dissipatori di calore in realtà questi. E c'è questo, Pandolfo alluminio. E quando io non so e sono in una fase di ricerca, ok, di questo prodotto, decido di approfondire la conoscenza o meno di un'azienda, così come vale sempre, in base a come viene presentato. Cioè oggi il web è il primo punto di accesso all'informazione, cioè io sto facendo quello che fate tutti quando dovete cercare una cosa.